Salve ragazzi e bentornati alla parte numero 34 di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Ok ragazzi, in questa parte qua andremo a sfidare Reshiram, il leggendario bianco verità. Ma prima mi devo un attimo portare dietro qualcosa, perché è più forte di quel che credevo. Allora, poi sono in sprint, ok, ne ho uno unico, vabbè, da usare questa volta. Adesso bisogna andare da Azumarill, se non erro. Consegniamo la missione alla vetta bianca. Ok, come sempre a me sono solo, ma per me non fa differenza perché sarai sempre tu ai Dragon. Allora, dai, seleziono la voce della vita, eccolo qua. Forse era meglio 71, boh, non so, vabbè. Però niente, vabbè, fa nulla se non riesco, per me fa stesso, insomma. Allora, io spero che tu mangi il seme turpe, che è buono. Lo spero, perché se no... La scorsa volta l'ha mangiato il cretino. Ok, e infatti se lo pappa lui. Drago Pulsar, eccolo qua. Fa 38 di danno. Questo fa 27. Direi di andare su Drago Pulsar invece. Ok, 33, 40, 40. Ok, adesso invece che curarmi aspetterò di andare KO. E ora mi scanso. Haha. Allora adesso invece adesso voglio fare un bel semifuoco. Me lo mangio io. E ti è. E beccati. No, non funziona. Anzi, ero allineato. Più che altro lui era allineato. Comunque ragazzi, il problema, il vostro Zul 92 semeturpe non ne ha più per le prossime volte, quindi come andrà andrà. Insomma, la media è sempre quella, vero? Ok. Voglio provare se uso il nastro Spex. Quanto gli farò? Sempre così, 40. No, 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 no. Aio. Allora anch'io però. Schivato? Neanche morto. Ora sì invece. Viene. Ce la sto forse facendo? Difficile. Però devo continuare a resistere, va? Dai ragazzi, abbiamo sconfitto Iglesias, volete che non riesca a sconfiggere loro? Dai! E infatti... P.
Piangi, piangi, grida, grida, tanto ho vinto intanto. Benissimo, va. E adesso, ragazzuoli? Non so. Vabbè, comunque sia, serve ancora più allenamento, mi pare di capire. No, vabbè, forse qualche semeturba in più va. Incoraggio seme. Ok. Anche quello può andare bene in realtà, eh. Gli incoraggio semi anche loro sono utili. Però finché dura solo due turni ai Dragon, non so, ragazzi. Vabbè, oh. Allora, oggi ci sono le onde V di tipo fuoco, per dire. Direi di non andare a sfidare Zekrom, ma di vedere le previsioni. Ok, giusto per capire, Lotta buio con le Otter Drago. Allora, io direi aspetto 4 giorni in game e poi possiamo anche provare con Zekrom. Opzione 1, opzione 2, no, niente. Le spostiamo, facciamo il tipo buio drago. Aspetta, ma i Dragon è di tipo buio, vero? E le previsioni dell'onde V di tipo buio sarebbero tra quanti giorni? Ok, due missioni allora faccio. Sono fra due giorni. Quelle preferite per i Dragon sarebbero... Ok. Intanto buttiamo i seme base. Così. 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 Wow, ne ho sprecati praticamente 5. Cioè della serie metà di quello che avevo. Va bene. E niente, ragazzi, nel frattempo ci faremo qualche missioncina, perché non guastano mai. E vabbè. Allora, per questa parte è tutto, ragazzi. Io vi saluto e vi ridò appuntamento alla 35esima. Se vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, un bel commento e niente, iscrivetevi al canale, che ci tengo tanto.